Ok. Boker Tov, Boker Ora, tutte carissime, eccoci qua. Martedì 19 Sivan 5784, 25 giugno 2024. Allora, io mio, pagina 106, Yud Tet Sivan. Allora, nel mese di Cheshvan, il Tzemach Tzedek, che era il terzo dei sette Rebbeim Chabad, a parte le lezioni Shiurim che studiava ovviamente ogni giorno, insegnava, e allora aveva studiava anche col Maharash, e ogni giorno 2 ore e mezza. Allora, in inverno cominciava la decima ora della notte, in estate dalla quarta ora del mattino, del primo mattino, e 2 anni lo studio era sulla Kabbalah con le spiegazioni della Hasidut. Dopo questo periodo, fino a Elul, hanno studiato libri di ricerca come Rassag, il Mure Nivuchim, il Karim, il Kuzari e altri, tutto secondo Torata Hasidut. Questo è quello che vediamo nell'Aiuno. Vediamolo sul testo tutti insieme. Bechodesh Mar Cheshvan, Tafresh Yudgimel, Kavatze Marzedek Milvada Shurim Acherim, Shiur Limud Imazmur Hamarash. Ciao Rachel, siamo alla Yom Yom. Bechol Yom Shtei Shaot Umechetze, Bechorev Matchil Misha Asirit Balaila, Uvakaitz Misha Arviit Lifnei Boker. Shtei Shanim Haya Limud Kabbalah Im Biurei Chasidut, Achar Zman Ze Ad Elul Tafresh Tet Zain, Shaz Nifsak Shiur, Lamdu Sifrei Mechkar. Harassag, Mure Nebuchim, Ikarim, Kuzari Beot, Alpi, Torah Hasidut. E questo per quanto riguarda la Yom Yom di oggi. Passiamo al Chumash, ragazze, siamo in questa meravigliosa parasha. Un attimo, mi è caduto. Allora, siamo a pagina 617, capitolo 14, passuk 8. Siamo alla terza chiamata, essendo il terzo giorno della settimana. Eccola Rachel fiorita, vai giallo e vai. Un attimo che salutiamo anche Milly, vediamo che si sta collegando. Allora, abbiamo detto, siamo a Chumash, Boker Tov carissima. Terza chiamata, capitolo 14, Chumash Bamidbar, Parashat Shelach, da Passuk 8 a Passuk 26. Allora, abbiamo intamato ieri questo episodio drammatico degli esploratori, e andiamo alla terza chiamata. Rachel, ci sei? Ok, perfetto. Allora, Passuk 8, vai. 8 e 9. Se Hashem ci è favorevole, egli ci condurrà in questo paese e ce lo consegnerà. È un paese che stilla latte e miele. Soltanto non ribellatevi ad Hashem e di conseguenza non avrete da temere la popolazione di quel paese, in quanto sono per noi facile preda come se fossero il nostro pane. I loro giusti, che costituivano la loro ombra protettiva, tra i quali era anche Giobbe, sono morti. Pertanto essa li ha lasciati e ora Shem è con noi. Non dovete temerli. Allora, Tutta cosa la vediamo? comunità. Allora, un attimo. Allora, abbiamo questi 10 esploratori che vengono a parlare la Shonara di Eretz Israel in modo molto pesante. Cosa fa Caleb, Caleb e Yoshua, che non sono ovviamente, non condividono minimamente le loro idee? E io, Caleb riesce addirittura ad azzittire il popolo, come ha fatto, come abbiamo visto ieri. Ah, solo questo ci ha fatto il Ben Amram, il figlio di Amram, cioè Moshe Rabbeinu. Tutti, ah, chissà ancora quale altro la Shonara possiamo godere. E invece lì ci ha detto, e lì è incominciato la lista, come abbiamo visto ieri nel Rashi, ci ha aperto il mare, insomma tutta la lista di tutti i miracoli che Hashem ha attuato attraverso Moshe Rabbeinu. E non solo dopo aver fatto la lista, appunto ricordando al popolo, guardate quanti miracoli Hashem ci ha fatto tramite Moshe, eccetera, eccetera,
E non solo, ma cosa dite il paese? Noi, io Caleb e Yeshua siamo entrambi, anche noi siamo stati in Eretz Israel con gli altri, ma voi, noi possiamo dirvi che non è quello che dicono loro, è veramente un paese buono, estremamente buono. E come ha letto Rachel, Hashem ci condurrà, ce lo questo, a questo paese ce lo consegnerà e risottolinea quello che all'inizio avevano detto gli esploratori, gli altri 10, perché come abbiamo imparato ieri, per dire una bugia e perché una menzogna possa essere credibile, bisogna prima partire da una verità. Ecco perché all'inizio gli esploratori dicono, in effetti, latte, stilante, la, terra, stilante, la, latte e miele, però c'era il però dopo. E Caleb riprende senza il però, dice no, terra, stilante, latte e miele, punto. Senza i però, e non ribellatevi ad Hashem per favore, anche perché, come dice Rashi, se vi ribellate, allora non avrete, dunque, avrete paura. Dunque, per non temere la popolazione, l'unico metodo è non ribellarsi ad Hashem, dunque, non aver paura della popolazione che risiede in Eretz Kenan, i sette popoli, perché noi sono per noi come pane, come dice appunto Rashi. Vi mangeremo come il pane, no? Facile preda come se fossero pane. Un altro punto che ricorda Caleb, molto importante, è che, come abbiamo visto prima, quando Moshe Rabbeinu li ha mandati, ha detto, li ha dati, diciamo, le direttive, cos'è agli esploratori, cos'è che dovevano notare in particolare, se sono forti o deboli, questo lo si poteva constatare dal fatto che risiedevano in città fortificate o meno, no? Quello che abbiamo visto all'inizio. Tra le cose che, cioè, tra la lista c'era, notate se c'è un albero, vi ricordate? E a Passuk 20 di capitolo 13. E Rashi ci ha spiegato con un albero, in che senso? Albero nel senso qualcuno che li protegga con le sue mitzvot, con la sua tzitzit. Chi sì c'era tra loro? Iov, Giobbe, ma Iov a quel tempo era già venuto a mancare e dunque non c'è più neanche chi possa proteggerli spiritualmente. E dunque Hashem è con noi e non temete. Dunque, allora, questa è la prima interpretazione. Dunque, questo caso non viene definito albero, ma ombra. La loro ombra li ha lasciati, ossia Iov, che era Tzadik, o secondo un'altra interpretazione di Rashi, si riferisce all'ombra di Hashem che si è ritirata da loro e dunque e protegge solo. Cosa fa tutta la comunità? Come reagisce Boker Tov, carissima? Ok, Rachel Pasuk 10. tutta la comunità minacciò di volerli lapidare, Giosuè e Caleb. Ma nella Minacciò di tenera voler lapidare Yehoshua e Caleb dopo questo bel discorso. Tenda del convegno a tutti i figli di Israele apparve la nube di gloria di Hashem, discesa a proteggerli. Dunque abbiamo Caleb e Yehoshua, questi due grandi tzaddikim che cercano in tutti i modi di riportare il senno al popolo ebraico che è stato aizzato dagli altri 10 esploratori, però la reazione non era certo quella desiderata, ma al contrario, volevano addirittura ucciderli lapidandoli. A quel punto è la nube di Hashem che discende per proteggerli. Vediamo da 8 a 11, da Chet aiutati. Im chafetz banu Adonai, ve'viotanu el haaretz hazot unetana lanu, eretz asher hi zavat chalav udvash, ach Badonai al timrodu, ve'atem al tiru et amaretz, ki lachmenu hem, sarzillam me'alehem, Badonai tanu al tiru. Vayomeru kol ha'eda, lirgom otam bavanim, uchvod Adonai nir'a be'moed el kol ben Israel. René, leggimi 11 e 12, sentiamo un po' René anche oggi. Dove Hashem minaccia di distruggere il popolo, avendo avuto questa terribile reazione, sia nei confronti di Yoshua e Caleb, e sia in genere, perché
come abbiamo visto ieri, che si sono lamentate, quello scopo Hashem ci conduce in questo paese per cadere di spada, i nostri figli e le nostre mogli saranno catturati come bottino, non è forse meglio tornare in Egitto, nominiamo un nuovo capo, o come dice Rashi, addirittura una nuova divinità e torniamo in Egitto. Insomma, e poi quando Aaron e Moshe ieri abbiamo visto cadono a terra e Joshua e Caleb si strappano i vestiti dal dispiacere come segno di lutto. Caleb cerca, azzittisce il popolo, come abbiamo detto prima, cerca di convincerli, ma la reazione, come abbiamo appena visto, era di volerli lapidare. E a quel punto Hashem cosa dice? Vai, Roni. Sì, un attimo. L'Eterno disse a Mosè: fino a che punto questo popolo mi provocherà all'ira? E per quanto ancora mancherà di avere fiducia in me, malgrado tutti i segni miracolosi che ho compiuto proprio in mezzo a esso? Lo colpirò con la pestilenza, lo caccerò dal mondo. E da te farò nascere un popolo ancora più grande e potente di esso. E qui ci fermiamo un attimo perché è importantissimo. Sharon, sei con noi perché parlavamo di questo concetto ieri. Allora, prima partiamo dal fatto che Hashem dice: per quanto tempo questo popolo mi irriterà, come spiega Rashi, a causa di tutti i miracoli che ho fatto per loro, avrebbero dovuto credere che io, Hashem, ho la capacità di adempiere alla mia promessa. Quale promessa? Giurata ai nostri patriarchi di farli entrare in Eretz Israele. Dunque, io, dice Hashem, lo caccerò via dal mondo, popolo di Israele. Ma a quel punto, un attimo, Mosè dice a Hashem, piuttosto, perdono, Hashem risponde a Mosè, dice a Mosè, se mi chiedi che cosa ne farò del giuramento fatto ai miei padri, cioè di rendere il loro popolo, i loro figli un grande popolo? Che tu dici adesso cosa? Li vuoi cacciare via dal mondo? Li vuoi sterminare? Ma tu non è che hai promesso, no, a parte l'entrare in Eretz Israele ovviamente, ma anche hai promesso che i loro figli saranno un grande popolo, i figli dei nostri patriarchi. Cosa ne fai di questo giuramento? Giuramento di HaKadosh Baruch Hu, ragazzi, non è roba da poco. Allora, la risposta proprio in questo passaggio 11: farò di te, Mosè, una nazione più grande, visto che tu stesso sei uno dei suoi discendenti, e dunque un giuramento non viene a meno perché Hashem intende adempierlo in Mosè, loro discendente. Questo vediamo come anche nella Torah, anche i giuramenti di Hashem si può sempre trovare una soluzione. A proposito di problematiche intorno ai giuramenti. Allora, leggiamo 11 e 12. Vayomer Adonai Moshe ad anna yena atsuni ha'amaze ve ad anna lo ya'aminu vi bechol ha'otot asher asiti bekerbo akenu vadebe ve orishenu ve ese otelcha legoi gadol ve atsum nimeh. E adesso vediamo la reazione di Mosè. Dunque, Hashem dice: basta, io loro li distruggo, li annietto e da te ricreo un popolo. Allora, vado avanti, io faccio così i rashi direttamente. Allora, Mosè disse a Hashem: grazie intanto a Aaron e Rachel, cosa penseranno però gli egizi? Ok, tu vuoi distruggerli, mantieni il giuramento ricreando il popolo da me, ok, però c'è un'altra problematica, Hashem, da prendere in considerazione. Dice: vediamo gli egiziani. Questi egiziani cosa penseranno quando verranno a sapere che li hai uccisi nel deserto? Hai liberato in mezzo a loro, tra gli egiziani, la tua nazione con la tua forza. E diranno però, riguardo agli abitanti del paese, cioè i sette popoli, che non sei riuscito ad affrontare. Non penseranno certo che il popolo sia stato punito per le sue colpe, come di fatto tu vuoi fare. Perché hanno sentito che tu, Hashem, sei in mezzo al tuo popolo e che tu, Hashem, ti manifesti loro faccia a faccia. La tua nube sta ferma sopra di loro, procedi davanti a loro di giorno come una colonna di nube.
di notte con la colonna di fuoco. Pertanto, se improvvisamente farai morire questo popolo, come si trattasse di uccidere un solo uomo, le nazioni che avranno udito della tua fama e del tuo amore per il tuo popolo parleranno e diranno: ah, li ha annientati nel deserto per incapacità a battere le popolazioni locali e non è riuscita a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dare. Ok? Questi sono i psukim da 13 a 17. E dunque, allora, Rashi 13 dice Mosè: gli egiziani hanno visto che li hai fatti salire con una tua grande potenza in mezzo a loro. Quando però sentiranno che li uccidi, non diranno, come abbiamo detto prima nella parentesi, che tu hai, non diranno che ciò avviene perché hanno peccato contro di te, cioè come punizione per le loro azioni, ma al contrario, avranno una carta in mano, per così dire, e contro di te Hashem Chas V'Shalom, dicendo che un conto che hai avuto forza di combattere contro di loro gli egiziani, ma non contro gli abitanti della terra di Israele. E perché? E questo perché loro hanno sentito, come abbiamo visto prima nel passù, che riporta Rashi di nuovo, che tu dimori in mezzo a loro. Cioè tu non sei solo loro Dio al quale si rivolgono in momento di difficoltà o di disgrazia o in battaglia. Tu vivi con loro, sei parte di loro, tu Hashem. Tu occhio per occhio ti mostri a loro, dunque come segno appunto di affetto. E dunque non comprendono che la fine di Israele dipende dal fatto che per il suo peccato ha perso il favore divino e non della e non dalla debolezza di Hashem. Allora, tu li vuoi punire? Bene, si meritano di punire, ok, non discuto. Ma Hashem, cosa diranno gli egiziani? Cosa diranno i popoli del mondo? Che non che tu li stai punendo i tuoi figli che meritano di essere puniti, ma che Dio non voglia, appunto, ci sia una debolezza da parte tua. E ricorda dunque Moshe Rabbeinu ad Hashem che nella distruzione del suo popolo viene necessariamente disonorato il nome glorioso di Hashem. Dunque, lascia che i tuoi figli se lo meritano, ma purtroppo la conseguenza quale sarà? Che Chas V'Shalom, il tuo nome Hashem sarà disonorato. Dunque, se lo fai morire improvvisamente, ok? Allora, dal momento che gli abitanti del paese sono forti e potenti, e per quanto l'Egitto, il faraone, l'Egitto era la più grande potenza allora del mondo, però non è comunque paragonabile ai 31 re della terra di Canaan, perché come vediamo in Yahushua, capitolo 12, in terra di Canaan abbiamo 31 re. E, ok, dunque. Leggiamo da 1 a 17 tutti insieme, non da 1, perdon, da 13, scusate. Vayomer Moshe e la donna. Veshamu Mitzrayim, ki elita vechochacha et ha'am hazeh mikirbo, ve'amru el yoshev ha'aretz hazot. Shameu ki ata Adonai bekerev ha'am hazeh, asher ein be'ein nir'ata Adonai. ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. רוני סולוס, פה אם יותר תימותו, שיפעמים פבור, כי תשאבי מו, פה דיר מור אינסו תופו. אלור, פסוק פינדיצ'י, תדבב, והמדת את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת אדוני להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם, וישחטתם במדבר. דונקווה כומר ריאג'ישה, דיצ'י משה קונטינואה, אורה טיפרגו, נא כוסטו טרמינא נא כאבו מוביסטו פיו וולטה, נון אלף נא פרפבורה טיפרגו. תימוסטרי גרנדל פוטרת
del mio Dio di perdonare il malvagio facendo così come tu stesso hai affermato quando hai detto: io sono Hashem l'Eterno, lento all'ira e grande in misericordia, che perdona la mancanza e la trasgressione, assolve i penitenti, ma non assolve gli ostinati, tiene conto nei figli delle colpe dei padri fino alla terza generazione, se i figli preservano. Allora, perseverano, pardon. Da 17 a 19. Un attimo, ecco, sì, mettetevi in muto perché sono dei rumori di sottofondo. Allora, Hashem è lento nell'ira, Rashi dice. Allora, sia nei confronti dei tzadikim sia nei confronti dei Rishai. Principio molto importante questo, se, ascoltate. Quando Mosè salì al cielo, cioè Monte Sinai, no, quando ricevette la Torah, trovò Kadosh Baruch Hu seduto a scrivere. E tutto questo commento lo troviamo nel Talmud Sanhedrin 111a e. Hashem cosa scrive? Hashem è lento all'ira. Mosè chiede dunque ad Hashem: ma nei confronti del Tzadikim sei lento all'ira? Kadosh Baruch Hu dice: no, anche nei confronti dei Rishaim. Ah no, dice Mosè, che i Rishaim periscano. Ah, attento Mosè a quello che stai dicendo, perché un giorno avrai necessità di questa parola. Quando i Ben Israele in effetti peccarono, prima a proposito del vitello d'oro, dopo degli esploratori, Mosè prega ad Hashem, ricordandoli che è lento all'ira, dunque un attimo, non immediatamente uccidere tutto il popolo. Al che Hashem risponde: ma non sei tu che mi hai detto che devo essere lento all'ira solo nei confronti dei tzadikim? Allora Moshe rispose: sì, però tu mi hai detto che lo sei anche nei confronti dei Rishaim. E dunque, sì, grande. Si mostri grande la potenza di Hashem. Perdona dunque la colpa di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, come l'hai perdonato dall'Egitto fino adesso. Cosa risponde Hashem? Perdono, secondo la tua parola. Cosa vuol dire secondo? Perdono, punto. Cosa vuol dire secondo la tua parola? Cioè, a motivo di quello che tu hai detto, come abbiamo visto nel Passuk 16, che gli egiziani e il mondo non dicano che io, Hashem, non ho la facoltà di salvarli da 31 re e 7 popoli. Però, e qui c'è il però, come io vivo, che è una forma di giuramento, e la gloria di Hashem riempirà tutta la terra, cioè, dunque, come è vero che sono vivo, la mia gloria ha riempito la terra, perché il mio nome non sarà profanato per questa pe pestilenza. Perché cos'è che aveva detto nel Passuk 12 Hashem? Che voleva distruggere tutto il popolo con questa pestilenza. Dunque, prima che Mosè intercedesse. Allora dice: no, dunque, per la mia gloria non li colpisco con la pestilenza, perché il mio nome appunto non sia profanato. Dunque, non li ucciderà improvvisamente, come dice Rashi, ma nell'arco di 40 anni, poco a poco. E Rashi dice che ha preso ciò da Rabbi Yosef. Dunque, e non solo, dice: tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miei segni, che ho operato in Egitto e nel deserto, e mi hanno messo alla prova 10 volte. Nel Talmud di Masechet Arachim 15a e b, troviamo la lista di queste 10 volte che il popolo ebraico mette alla prova Hashem: due presso il mare, due riguardo alla manna, due a proposito delle quaglie, e così via. Dunque, tutte queste persone uscite dall'Egitto, che hanno vissuto sulla propria pelle tutti questi miracoli, da un canto, d'altro canto mi hanno messo alla prova e non hanno ascoltato la mia voce, dice Hashem.
non vedranno la terra che ho giurato ai loro padri. Nessuno di loro che mi hanno provocato la vedrà. Fino a 23. E allora, un attimo, riprendiamo. Ipsuki. E da 17 a 23. Vai atta. Igdal na koach Adonai kasher dibarta lemi. Adonai erech apayim v'rav chesed nosse avon v'fasha v'nakeh lo yenakeh v'oked avon avot al banim al shileshim v'arribim selach na la'avon ha'mazeh kegoder chasdecha v'chasher nasat al ha'mazeh mitzrayim v'adim v'yomer Adonai salach kidvarech. Ve'ulam però, chayani, dice Shem, giura Shem, ve'imale chevod Adonai et kol ha'aretz, che kol ha'anashim haroim et kevodi, ve'et ototai asher asiti be'mitzrayim uv'amidbar, vayenasu oti ze 10 p'amim, ve'lo shamu bekoli, im ir'u et ha'aretz asher nishbati l'avotam, ve'chol menatzai lo ir'u. Ultimi due psukim, 24 e 25. Cosa vediamo? Che dunque, nessuno di coloro che sono usciti dall'Egitto, che hanno visto tutti che meriteranno di entrare in questa terra. Non la vogliono, hanno paura, si sono fatti convincere dal Deci e Meraglim che non è una terra buona, invece di fidarsi di me, Hashem, bene, no, nessun problema, non ci entrerà. Ma piano piano, nei 40 anni e non improvvisamente, di modo che appunto il nome di Hashem non si è proclamato. Chi sì, però, tra quelli che sono usciti dall'Egitto, meriterà non solo di entrare e di più, come vedremo adesso, il mio servo Caleb, dice Hashem, per il fatto che in lui c'era un altro spirito. In che senso un altro spirito? Dice Rashi, in lui c'erano due spiriti, uno nella bocca e uno nel cuore. Perché agli esploratori Caleb aveva detto: ah, prendo parte al vostro consiglio, ma nel suo cuore intendeva dire la verità. E questo perché l'ha fatto? In virtù di quello che aveva intenzione di fare, cioè la facoltà di zittirli, come l'avevamo visto, Vayahas Caleb, abbiamo visto Has anche nell'Aftarah che vi ho mostrato ieri. Dunque, per poter azzittire il popolo, ha dovuto fare una sorta di farsa, nel senso che gli ha fatto credere agli esploratori di prendere parte al loro consiglio, di modo che nel momento opportuno avrebbe potuto poi convincere a zittire il popolo. Che poi non c'è riuscito, un altro discorso, però lui ha fatto la sua parte. E infatti gli esploratori, come dice Rashi, pensavano che avrebbe parlato come loro. E infatti, come è riportato nel libro di Yoshua, capitolo 14, passucche 7, dove è scritto: riferì a Mosè la cosa così com'era nel mio cuore. Perché è scritto che Caleb riferì a Mosè quello che era nel cuore e non nella bocca, perché nella bocca era un'altra. Bocca ha detto sono con voi esploratori, nel cuore invece no, ovviamente. E dunque Caleb, per il fatto che aveva un altro spirito, come abbiamo visto, dunque nel cuore era da parte di Hashem, nella bocca e con buonissima intenzione no, e non solo ha colmato nel seguirmi, colmato il suo cuore nel seguirmi, io, dice Hashem, lo farò entrare nella terra dove è entrato. E come vi ricordate, abbiamo visto che Caleb è andato a Hebron, perché prima di partire, allora, Joshua e Caleb sono i due superstiti di questa, superstiti letteralmente, perché poi gli altri vedremo appunto che moriranno, spiritualmente e fisicamente. Come mai però era solo Caleb ad essere andato a Hebron a pregare che Hashem lo protegga dal Atzat Meraglim? Perché Yehoshua, se vi ricordate, prima di partire non si chiamava Yehoshua, si chiamava Yeshua, Yeshua, e Hashem gli ha aggiunto Ka Yoshiacha Neatzat Reshaim,
Yud-Kei, Hashem ti salverà, ed è Mosè che li aggiunge, dunque, e diventa Yehoshua. E dunque già è stato protetto da Mosè. Dunque Caleb aveva, non essendo come Yehoshua già stato protetto, aveva bisogno lui di una protezione. Al che Caleb va a Hebron, prega nelle tombe dei nostri patriarchi che lo proteggono. Infatti, Baruch Hashem, la sua preghiera è stata esaudita. Dunque, questa città in cui lui è entrato per pregare, ci mancherebbe carissima, e sarà data a Caleb. Infatti, Caleb, vediamo Yoshua, che erediterà Hebron. Cioè la sua discendenza espellerà gli Anakiti, il popolo che lo abita, e dunque erediterà. Poi gli Amalekiti, Cnaenei, abitano nella valle. Dunque attenzione a voi a non avvicinarvi a quella zona perché vi uccideranno dal momento che non sono con voi. Piuttosto volgetevi, partite verso il deserto per la via del Mar Rosso. Perché deve dire questo Hashem? Che quando vedremo che ci sarà la punizione flagrante degli esploratori, il popolo dice: Oddio, 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 ok, come non detto, come succede a noi, ai figli, agli alunni, a tanti no, esseri umani, che quando capiamo di aver commesso un grave errore, ok, come non detto, scusa, scusa. Ma non è così semplice. Più il peccato e l'errore è grave, più il scusa, come non detto, no, ci vuole ben altro. E lo vediamo in questo caso. Bene Israele, parte di loro vorranno ripentirsi, dire ok, va bene, come non detto, entriamo in Eretz Israele. Ma Hashem ha già avvisato. Attenzione, dice Amalek, ci sono, se io sono con voi, neanche il nemico numero uno, appunto Amalek, può farvi del male, prova ne è quando sono usciti dall'Egitto dopo il Mar Rosso, c'è stata la guerra con Amalek e hanno vinto. Ma se io non sono con voi, come ha detto Hashem, allora è inutile. E infatti, poi, vabbè, non faccio lo spoiler, lo vedremo poi. Allora, solo leggiamo gli ultimi due psukim, 24 e 25. Ve'avdi Chalev, che vai aita, ruach acheret imo ve'imaleh acharai, va'viotive la'aretz asher bashama ve'zaro yoreshek, ve'amaleki ve'aknani yoshev ba'emet machar. פנו וסעו לכם המדברה דרך ים סוף. חזק וברוך רגצה, פסיימו על תנת. Allora, cambiamo libro. Ah, eccoci qua. Tania, Rivka sei con noi? E Pagina 161. vai! Quinta riga dall'alto, terza parola dopo tutto. E vai, fantastica. E oggi concludiamo il sesto capitolo di Shar Hayichud Ve'Emunah. Molto forte, molto potente, tutti questi, infatti è la porta il portone dell'unione divina e della fede della Emunah. Allora, dunque, dove sono? 19 Sivan? No, aspetta. Un attimo, scusate, sto guardando una. Perché? Un attimo. Qui, no, sono. Eccolo qua. Oggi siamo. Sì, ok. Dunque, l'ultima parte, come abbiamo detto. Allora. Ecco perché, continua oggi, dice, il Passuk ha dovuto precisare, sappi che oggi, è adatta a Yom, sappi oggi, perdon, ve'ashevota levavecha e riporterai sul tuo cuore. Ve'lachen notzrach ha'katuv le'hazhir, dunque mettere in guardia, ve'adatta Yom, ve'ashevota levavecha. Ma perché mettere in guardia la domanda? Dice, di modo che non ti passi per la mente, come si dice, che il cielo e tutte le sue schiere e la terra, tutto quello che contiene, siano, Dio non voglia, una entità
sé, cioè separata, chasvesharom dashe. שלא תעלה על דעתך שהשמיים וכל צבאם בארץ ונועה הם דבר נפרד בפני עצמו. E che הקדוש ברוך הוא riempie il mondo come l'anima riveste il corpo. Dunque, הקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם כהתלבשות הנשמה בגוף. E Mashpia, quello che viene definito il Mashpia anche come persona, ma Mashpia nel senso che emana forza vegetativa nel mondo e muove tutte le sfere celesti e dirige secondo la propria volontà, la volontà divina, come l'anima e dirige il corpo. ומשפיע כוח הצומח בארץ וכוח התנועה בגלגלים ומניעה ומנהיגם כרצונו כמו שהנשמה מניעה את הגוף ומנהיגתו כרצונו. Ma come abbiamo visto, riprendiamo oggi perché mi sa che sono andata avanti. Ok, comunque la Chen. Dunque, in realtà l'immagine del corpo, dunque questa analogia tra il corpo e l'anima. E non è un'analogia fattibile, diciamo, non c'è nessun paragone in rapporto col divino il mondo. Visto che l'anima e il corpo sono sì di fatto due entità separate, che anciamave a guf hem bemet nifradim zemise per shosham nella loro fonte. Visto che la fonte del corpo e la sua essenza non esistono. Enit avuki, enit avut shoresh aguf ve'atzmuto minishmato. Dunque, la fonte della vita del corpo non è l'anima, ma dal seme del padre e della madre. Dunque, riprendiamo oggi, ma dunque, ela mitipota vivemo, e anche dopo, una volta, la sua crescita non deriva dall'anima. Essenzialmente dall'anima unica, cioè o solamente dall'anima, en gidulom nishmato levadà, ma come abbiamo visto, tramite il cibo, quello che si ciba, beve prima la madre nei 9 mesi di gravidanza e poi dopo, una volta che è nato da sé, di per sé. E la liedea chidat veshtiat imo kodish a chodashim, vacharkach liedea chilato veshtiat tozmi. Quello che ovviamente non è il caso quando si tratta del cielo, della terra e tutta la loro essenza che, come ben sappiamo, sono stati creati dal nulla assoluto. Dunque, solo tramite la parola e il soffio di Hashem. E non solo. Ancora adesso, dopo essere stati creati ex nihilo, la parola di Hashem esiste tuttora, istante per istante, e dà loro esistenza continuamente ex nihilo. Questo concetto che noi tutti conosciamo, ex nihilo, cioè dal nulla Hashem creò, non solo come abbiamo visto, cioè come sappiamo, cioè dalla creazione del mondo, come mi piace ricordare, 5.784 anni fa, ma istante per istante vi è questa creazione ex nihilo. Vegam adai nitzav varashem leolam, veshofea ben tamid bechol rega umeave otam tamid meayin leyesh. Come aveva già spiegato al terzo capitolo, che la luce del sole, quando si trova nel globo solare, non ha nessuna realtà di esistenza, ma è annullata nella sua fonte. Solo quando la luce lascia, tra virgolette, il sole, allora lì si afferma la sua esistenza. E così anche gli esseri creati sono completamente nulli davanti alla, cioè di fronte alla divinità che dà loro esistenza. Che itavut aor me Hashemesh toch kuf katur Hashemesh atzmo derech mashal, e dunque sono
totalmente annullati nella loro esistenza, cioè tutto il creato, davanti rispetto alla parola El Sofio di Hashem, che sono a loro volta la parola El Sofio di Hashem, sono un tutt'uno con l'essenza stessa di HaKadosh Baruch. E conclude, dunque, come l'annullamento della luce nel globo solare, che bitul ora shemesh bashemesh, è solo che rakshehen hen vurotav bemindata gvurave atzimtzum leastiru l'alima chayuto shofea ben. Dunque, solo la differenza sta nel fatto che tramite gli attributi di gvura e tzimtzum, dunque di rigore, di contrazione, che si dissimula di fatto e vela la vitalità che di fatto Hashem emana ed ha in loro. E, dunque, di modo che appunto il cielo e la terra e tutte le schiere apparentemente siano cosa esistente di per sé. Dunque, quello che noi vediamo, cioè, o percepiamo come esistenza a sé, mondo, schiere celesti, mondo umano, vegetale, è solo un'apparenza, è solo in apparenza. E questo è fattibile grazie e tramite solo al Tzimtzum e questa Midah di Gvura. Però, ovviamente, quando si parla di Tzimtzum e di questo ester, questo velare, la divinità nella sua essenza è solo rispetto a noi, ai mondi inferiori, alle creature finite eliminate, limitata, ma rispetto ad Hashem, a Valle Gabbia Kadosh Baruch Hu, tutto è un niente assoluto, come la luce del sole nel globo solare. E dunque l'attributo di Gevurah, di rigore, Dio non voglia, non nasconde niente davanti ad Hashem, ben mi data gvura masteret chas v'shalom lefanav yitbarach, visto che non è un'entità a sé, chi è nena davar b'fnei atzmo, e la Hashem hu Elokim. Dunque Hashem yud kevav kei, l'attributo di bontà, dunque di Dio tetragramma rivelato, è lo stesso Elohim, Hashem Hu Elohim, Hashem Yud Kei Vav Kei, attributo di bontà che rappresenta appunto la rivelazione, l'infinito, è lo stesso Elohim, lo stesso Dio, però sotto forma di rigore, giustizia, limitatezza velata, ok? Quello che noi percepiamo. Infatti, come abbiamo visto più volte, il valore numerico di Elohim è attivo. E domani ripartiamo col settimo capitolo. Concludiamo col Teilim, ragazze. Salò. Ok. Vado. Vai, cara. Allora, oggi ne abbiamo 19 di Nissan e si va dal Perek 90-96 compreso. Fantastica. Allora, tutte a leggere insieme. Allora, prima Sedaka. Ci siamo? Mettetelo proprio vicino al computer o al cellulare o dove avete i libri, così si è sempre a portata di mano, un bicchiere con tutte le monete. Leilui nishmat kol hanirtzachim al kiddush Hashem, gvarim nashim vatach, chayalim shotrim. יונקים וזקנים, תהי נשמתם צרורה, תצרור החיים, יהי זכרם ברוך, נשמתם מקדם ברמים, השם ייקום דמם. יהי זכרם ברוך, לרפואה שלמה ומושלמת של כל חיילינו, של כל הפצועים, של כל החיילים, של כל החטופים שיחזרו לביתם בריאים בגופם ובנפשם.
רפואה שלמה ומושלמת לאמי מורתי רחל בת עזיזה, לרוזה בת תמר, לנחמת מיכלה בת וורה, לנחמת דינה בת שרה, לנחמת דינה בת שרה, לחנה בת גניה ובעלה יהושע, מתוך כל חולי עמך ישראל אמן כן רצון, גאולה פרטית, גאולה כללית. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לנו בעת, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לנו בעת, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לנו בעת, אפרנוי נוסריקרי בזכות. Ci inoltriamo, ci lanciamo. Ovviamente c'è rimasto poco tempo per Teilim oggi perché variamo noi. Allora, direttamente, Tfilah le Moshe. Isha Elohim Adonai Ma'on Ataita Lanu Bedor Vador Beterem Harim Yulad Vatecholel Eretz Vetevel Ubeolam Adolam Atael Tashevenosh Ad Dakka Vatomer Shuvu Bnei Adam כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה הלילה, זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו, שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך, כי כל ימינו פנו ועברתך, כילינו שנינו כמוהגת. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוע בם עמל באב, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכיראתך עברתך, למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. שוב אדוני, עד מתי, והנחם על עבדיך. צבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, ונרננה ונשמחה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו, שמחנו כי מותי ניתנו, שנות ראינו רעה, יראה לעבדיך פעוליך, והדרך על פניהם, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה. נובנתו, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונה, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יתוש, מדבר הבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה מתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישוד צהריים, יפול מצידך 1,000 ורבבה ממינך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהוליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן הרגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי וחשק ואפלטהו, אסגבהו כי ידע שני, יקראני ואענהו, עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אשביעהו ואראהו בשבתי. אקוויקנטיה. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נא וללי היגיון וכינור, כי שמחתני אדוני ופעוליך במעשה ידיך ארנן, מגדלו מעשיך אדוני מאוד המקום השבותיך, איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמד עמדיעת ואתה מרום, לעולם אדוני כי הנה אויביך, אדוני כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו כל פועלי אבן, ותרם קרעם קרני, בלותי בשמן רענן ותבט עיני, בשורי בקמים עלי מרים, תשמענה אוזני, צדיק כתמר יפרח כארז, בלבנון יסגה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון
Bessei vadesce nin verana nin iule agit chi ashara donai zuri velo avlata bo adonai malach. Geud lavesh adonai ozit azar afticonte bel baltimot nachon kis achame az meolam atta nasse une arot adonai nasse une arot kolam is une arot dochiam mikolot maim rabim adir mishbere yam adir bamarom adonai edotecha neemnu meod levet chanava kodesh adonai leorech yamim 94 tzadik dalet. El nekamot adonai, el nekamoto fia, inasse shofet aretz, hashem gemul al geim. Admattai resheim adonai, admattai resheim yalozu yabiu, idaberu attaki tameru kol quale avena, mecha adonai yedakeu venachalatecha yannu, almana veger yaharogu vitomim yeratzehu, ויאמרו, לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב, בינו בוערים בעם, וכסילים, מתי תשכילו? הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת, אדוני יודע מחשבות אדם כי הם אהבו, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו, להשקיט לו ממהרה, עד יקרא אל הרשע שחת. כי לא יטוש. אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב. מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי עוול? לולא אדוני עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. אם אמרתי, מטה רגלי, חסדך אדוני יסעדני. ברוב שר אפי בקרבי, תנחומיך ישעשו נפשי. היחובריך כיסא אבות יוצר עמל הלכות, יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו, ויהי אדוני לי למשגב ואלוהי לצור מחסי, וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם, יצמיתם, אדוני אלוהים. נובנת צ'ינקווה צדיקים. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדם אפניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו, אשר לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושינו, כי הוא אלוהינו ואנחנו המראיתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר נישאוני אבותיכם, וחנוני גם ראו, פעולי, 40 שנה עקות בדור, ואומר המתועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו מנוחתי. נובן תעשה, צדק בב. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל עמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומולל מאוד, נוראו על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלאך, אף תיקון תבל בלטימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו, ילא שדה כל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני, כי בא ולשפוט הארץ, תיקון תבל בצדק ועמים באמונתו. קונקלודיאמו קורא פרק דרבי דל הרבנית, שנטו בטיטרי, שנטו בטיקואטרו, קוף חבטים, קוף חבדלת, זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהבי ועל כל עם ישראל ועל כל עובד בני ישראל. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. רבקה סטימטי מוטו, צ'יפה יום פבור, בפסונור בורי נדיסות תופות, גראצי. הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד דברתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחונן. חוננו אדוני, חוננו כי רב צבא מבוז. רבה צבאה לנפשנו, הלעג השמנים, הבוז דגאו. סלמו שנטו ונטיקואר, קוף חבדה, שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל.
Lule Adonai Shayalanu, Bekum Aleinu Adam, Azai Chaim Belaum, Bacharot HaPamban, Azai Amaim Shetafun, Nachlavara Nafshenu, Azai Avara Nafshenu Hamayim Hazeidun. Baruch Adonai Shelo Netananu, Teref Eshinehem, Nafshenu Ketzipor Nimleta Mipach Yokeshim, Hapach Nishba, Vanachnu Nimlatnu, Ezreinu Beshem Adonai, Ose, Shamayim Vaatz. Chazak Baruch HaTutte, buona giornata, רפואה שלמה תותי מלאתי, המיימה מערכת בת עזיזה, הצלחה בכל התותה, בכל מכל כל, ונבוניסימה ג'ורנטה, פיינה Grazie די a תורה tutti. ומצוות, מעשים טובים.